Bentornati e bentrovati. Siamo di nuovo su Evolutin 2. Siamo continu sono continuata la registrazione E dall'ultimo adesso video dove perché sono? non era successo niente. Quindi, niente, siamo fuggiti da. C'è un misterioso individuo con una macchina fotografica che blocca il tempo e ammazza tutti. C'è una donna con una motosega che mi vuole morto. L1, usa oggetti dell'arsenale, scelte rapide. Mettila giù. Che cos'è? Un taccuino. Si sono trasformati tutti. Ora, se qualcuno non mi deve rompere ancora le balle. Metto la sopravvivenza. Quindi sono due i morti della Mobius. E la diapositiva. Diapositiva. Era aperta sta porta. Bravo Sebastian, così ti voglio. Sneaky sneaky. Sneaky, sneaky. Poi tra l'altro hanno fatto. Allora, una cosa che hanno fatto in questo gioco è stata la grande distinzione tra equipaggiamento e personaggio. Nel senso, abilità. Azzarola. No. Dov'eri Automatica. quando avevo bisogno di te? Cioè, come se gli avessi fatto qualcosa con l'arma, quel mostro. Hanno fatto un grosso cambiamento nel quanto riguarda il potenziamento del personaggio. Nel senso, ci sono. Forse questo è il posto giusto. Una cosa per il personaggio e una cosa per il giocatore. Per le armi. Spero che tu sia qui. Oh. Cosa mi sono cacciato? Che cazzo c'è? Pronto. Kidman? Sebastian, dove sei stato? Ti abbiamo perso. Non lo so, ma di certo non era una cittadina pittoresca. Sta succedendo qualcosa di terribile qui. Baker è morto. C'è un killer a piede libero qui che fa cose proprio come al Beacon. Ma dove cazzo mi avete mandato? Bella domanda. Ma a volte dico, da quello che Sì, penso, a volte danno il capostrada anche vero. a quelli di anzianità. Pistola semiautomatica. Benvenuta Union. Per creare oggetti. Quindi c'è il crafting, come mi ricordavo. Perfetto. Ok, corpo a corpo è automatico, non devo equipaggiarmi il coltello. Non temere, Sebastian. È una cittadina tranquilla. Troppo Nemiciti alle Amobius, dicevano. tranquilla. Vedrà il mondo, dicevano. Ehi là! Ehi! Sì. Deve avermi sentito. Meglio controllare. No. Ma, cioè, ma non ti ha insegnato niente il beacon! Che sbatti pure la porta, magari, no? Ehi là! Devi mangiare. Delle ossa. Devi mangiare. Mangia tutto. Devi mangiare. È bello che è morto, Delle secondo me. ossa. Mi dispiace la faccia. Sì, così. Non piangere.
Sta venendo volta a stomaco a me, in realtà. Ma non per nausea, ma proprio nausea mi sta venendo. È vero che è morto ormai. Sì. Signore, eh? Niente, non ti ha insegnato proprio niente il beacon, vero? Ottimo. Spara in altro colpo in sicurezza. No, fermati, abbiamo pochi proiettili. Ti sei proprio imparato niente dal beacon. Sei proprio... cioè, buh. Ma dove vai? Ah. Peggio quelli del beacon. Mio Dio. My God. A posto. Prendo questo. Il primo che entra lo ammazzo. Che cazzo vuoi? Momenti epici, attenzione, combattimenti veri. Anche perché se lo ferisco col coltello, vedi che... ne ho perso. Porca trota, quanta velocità. Siamo morti. Aia. No, m'era uscita. Ok, potevo giocarmela meglio. Eccole qua. Così lo possiamo affrontare quel tizio. C'è nient'altro? Devo dire che per quanto riguarda l'atmosfera il gioco sta. Perché tipo il silenzio inquietante, le ambientazioni scure. So due volte che ti sbatto in faccia sta porta, devi finire. Cazzo, stavolta è diversa. Ups. Ah, scusi. La lascio stare. Che cazzo era Resident Evil 4? Magari non dovrei spiegare tutti i colpi, vero? Oh, ce l'ho un'uccisione rapida. Kidman. Hai fatto in fretta? Scoperto qualcosa di nuovo? È tutto, sì. Ed è più. Ho scoperto che questo posto è come il beacon. La gente si trasforma in creature. Merda, cosa diavolo è successo? Ah, non lo so. Non lo so. Ma significa che Lily è in pericolo, non solo sparita. Quella l'avevano detto. Sebastian. Risparmiatelo, Kidman. Tranquilla, la troverò. Siedi nei rifugi e cose così, e non ho capito per la sede rotella per fare cosa. Vabbè, però siamo senza colpi un'altra volta. Molto bene, bravissimo Tonio. Magari mi facevo i cacchi miei. Junior, glad you here. Guardate un'altra volta l'albero, è un cervello. Sti piccoli dettagli.
che a me fanno impazzire. Muoversi. Questo muore. Muoviti. E appunto, vedi? Che poi non so zombie, loro le ammazzano e basta. Sono come furiosi. Devo arrivare fino lì. Membri della Mobius. Alcuni sono ancora vivi allora. Cazzo. Quelle cose sono dappertutto. È che non ho un radar. Devo entrare per avere informazioni da quel tizio. Tesoro, lo so. Magari mi ci scappa pure un'arma. C'è una bottiglia. Ah, le bottiglie, è vero. Posso usarle come silenzioso, così per attirare. Che deve fare quello? Cosa? Ma va bene. Sono morto. Devo mettermi a distanza. Se non sbaglio però tipo... Oh! Se tipo io mi metto dentro cespuglio non mi dovrebbero vedere. Sì, infatti. Ok, ok, ok. Mi sciottano però, Sciottano. Io lo sapevo che questo si girava. Guarda. Cicciotte, levi dai coglioni. Grazie. Quando si fermano è un pessimo esempio, un pessimo segnale. Ma scusami, R1. Mori. Ok, quello è rimasto, è tornato a menare le mani alla porta. Povere porte. Picchiate, prese a calci. Aperte, chiuse. Più diritti verso le porte. Better watch out, better not die. Che Sebastian, eccolo qui. Faccio schifo a far le rime, lo so. Merda. No, cazzo fai? Potresti fare più rumore. Chiudi quella porta. Cosa vai pensando, idiota? Bene. Speriamo che regga. Bella domanda. Si è spuntata una spalla? Io non sono sicuro. Dovrebbe reggere in teoria. L'hai messo bene. Di solito c'è gente che lo mette dritto. Invece è sbagliato. Lo devi mettere scontrario. Deve fare forza. Non deve semplicemente aggiungere peso. Devo pure usare. Ancora non niente. Potresti schivarlo? No, eh.
Non avvicinarti! Ok, sta calmo. Non sparare. Intanto gli fodo l'allarma. Non voglio farti del male. Vedi? Ha pistola in mano. Ok. Ottimo imitatore. Abbassa la pistola. Sono dalla tua parte. Di chi ti manda, idiota? Già. Non sarai una di quelle cose, ma non significa che tu sia dalla mia parte. Anche lui ha ragione. Non lavoro per la Mobius, ma sono stati loro a mandarmi. Hai visto quei mostri là fuori, vero? Sì, ne ho ammazzati un paio. Ciò che possono fare. Sì, le ho viste. Hai avuto la fortuna che il tuo partner si sia sacrificato per farti scappare. Non era il mio partner. Era solo un membro della sicurezza di Union. Proteggermi era il suo lavoro. Il mio è risolvere problemi tecnici. Ah, li hanno programmati, quindi sono come se fossero bot. Non sono. Stai calmo. Sono solo un Sebastian, non fare Fermo. O sparo. Ma che spari tu? Un soldato avrebbe tolto la sicura. Te l'ho detto. Sono dalla tua parte. Proviamo un'altra volta. Sono Sebastian Castellanos. Finalmente. Quando esce? Scusate, sto vedendo Twitter. Aggiornamento di Genshin Impact. Volevo vedere molto triste. Liam O'Neill. Sì, lo so. Da detti. Non sei della Mobius, ma ti hanno mandato qui. Perché? Sto cercando di ripristinare il nucleo. Come te. Ah sì? Beh, in bocca al lupo. Io ci rinuncio, me ne starò qui in attesa dell'estrazione. E fai come non cazzo ti pare. Fuori. Almeno fino a quando non trovo Lily. Chi è Lily? Senti. Non sanno che lo è una bambina e che c'è una bambina che fa la nucleo. Aiutarmi. Se mi stai chiedendo di seguirti là fuori, puoi scordartelo. Questo è un rifugio, perciò me ne sto qui, al sicuro. Ma forse ho una pista. Dimmi. Ho rilevato dei segnali sulla stessa frequenza del nucleo. Li stavamo cercando, ma ci hanno attaccati. Tieni, ascolta. Lily. Sembra una bambina, vero? Zitto. Lily. Era lei. Il nucleo. Credo di sì. Ma da quando siamo qui ho rilevato un sacco di segnali strani sul comunicatore. Cioè, ma quindi sanno che è una bambina. Se, perché sennò dovresti sembrare una bambina. Però e allora non sa che è il nucleo. Può farlo. Appena uscirai, lo vedrai. Ecco, adesso c'è sta cosa. Gli altri segnali. Per scoprire cosa. No. Prima il nucleo. È l'unico modo per uscire da qui. Come vuoi. Sincronizziamo i comunicatori. Così ti sincronizziamo l'orologio. Qualcosa. Sì, ok. Male non fa, credo. Lui mi sta un po' sul cacchio perché. Insonanze. Quindi siete qui dentro già da una settimana. È passato così tanto. Doveva essere una pass tipo a cat, ma. Non... Che vuoi dire? A volte capitano cose strane quando il nucleus. Quello che succede qui va ben oltre. Abbiamo usato l'emettitore di campo stabile. Cos'è l'emettitore? Se la Mobius ti ha mandato qui, dovresti. Eravate in 5 nella squadra. Sì, oltre alla sicurezza che era già qui per aiutarci. Quindi probabilmente con l'altro personaggio. Nella squadra di ricerca. Ho trovato Baker. È morto. Oh, non mi sorprende. Gli ho detto che dovevamo aspettare ma era il caposquadra. Lui era il. C'è una linea molto. Già. Come ti Ti avverto. Lo faresti. Grazie. Sto saltando, ragazzi. Fuori, non c'ho. Sai dove posso. Sì, ti stavo per dire. Bene. Ho sentito due membri della squadra di. Puoi provare a. Forse. Ci penso. Ehi, amico, sono. Forse. Non importa. Poi fai. Quei mostri. Hai qualcosa. Non qui. Il posto è stato progettato. Sai dove potrei. Là fuori è un casino. Ma ho visto. Ti indico la. Perfetto. Perché in questo, rispetto al primo, ci sono le missioni secondarie. Dove tu puoi fare le cose. Poi ottenere tipo potenziamenti delle armi. E conviene sempre farle. Magari non le faccio off camera. Le faccio off camera. Però diciamo che qua ogni cosa che faccio potrebbe essere l'ultima. Perché qua mi massacrano. Allora. Polvere da sparo. Magari ci fosse. Proiettili di pistola. Ricarico anche. E il caffè.
Riempiono automaticamente un'altra brocca. Mi chiede un po' di tempo. Ah, quindi è una cura solo temporanea? Cioè, nel senso, se bevevo una volta la cura... Ah, sto punto avrei potuto aspettare, maledizione. Ci voleva. Sai, il vostro americano proprio no, non ci voleva per niente. Quindi non possiamo Dimmi. parlare più. Qui è dove si potenziano le armi. Parti. Parti. Qua devo usare tutto come il pane. Devo stare attento a tutto qua. Ogni mossa che faccio può essere l'ultima. Poi, scusami un attimo però, Sebastian. Come fai a sapere come si funziona sta roba? Creazione. Ok, tre piante creano una siringa. Tre. Cinque per 20. Non ho capito quanto a ciascuno, cioè. E le parti. Allora, servono i potenziamenti. Le parti servono per i potenziamenti. Gli altri oggetti servono per craftare. Direi la potenza di fuoco. Con 35 posso farci niente. Tempo di ricarica. Ma che maledetto. Dammi il caricatore. Senza utilizzare la creazione improvvisata consuma più risorse rispetto a quella là. Bla 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 bla. Ah, ok, quindi probabilmente. Ma quanto di più? Il doppio? Consuma uno di più, uno di meno. Spiegati. Non mi dire queste cose semplicemente. Non c'è lo specchio, cioè la... Ancora non... Eccola qua. Chiedevo quando sarebbe apparsa la patica. Sta Che diavolo era? patica di una... di un'infermiera. Stanza di Sebastian. Quindi adesso non andiamo più nella... in una... come si dice? Stanza d'ospedale, ma andiamo in nella sua stanza. Che poi tutte queste cose è strano che se le immagini. O c'è stata veramente qualcosa che ha fatto, gli hanno fatto questo. Secondo me c'è stato ancora dettagli che Sebastian non ha mai spiegato. Meno che non so i ricordi dell'ospita, del beacon che lo tormentano. È già tanto che non è diventato pazzo, per il momento. Cosa diavolo? Ehi! Slegatemi! Tatiana. Detective Castellanos, che piacevole sorpresa. Bentornato. Ancora tu! Cosa ci fai qui? Potrei farle la stessa domanda. In ogni caso è bello vedere un Allora, ragazzo siccome non hanno vivo, fatto vedere un anche se quel focus volto del bestiale è un cadavere, orrore. lei Lei non sappiamo salvami, che abbia veramente ma questa posso aiutarla a faccia, tornare in forma? questa volta, questo volto, questa voce. Non lo sappiamo. Sappiamo solo chi è Tatiana Proprio per Gutierrez non tempo. perché è stato il primo nome di un'infermiera morta che abbiamo trovato nel beacon. Mo, secondo me in realtà lei è ben altro. Se ci sta la possibilità di fare un trade, ci farei molto su di lei. Sulla spiegazione di chi è questa donna. Io faccio come faccio un grande persona, ovvero stealth. Non mi rompere le balle, faccio quello che mi pare. Ah, allora ci sono potenziamenti e sottopotenziamenti a quanto pare. Il movimento accovacciato. Il gel rosso sbloccare le novità di questo periodo. Novità che consente di avvicinarti a un nemico e ucciderlo velocemente. Ok. Scacca bottiglia. Mentre sarà l'utilità di liberarsi dalla presa dei nemici. Non funzionano alcuni attacchi. Mentre eseguisce l'esenzione della posizione di copertura. Questa da sbloccare. Atletica, immagino. La stamina. Sì. E forse qualcos'altro.
Quindi c'è possibilità di guidare automaticamente un attacco. L'attacco finora l'ho schivato, non me l'ha mai insegnata. Mano ferma, ok. Quindi, come dicevo, non posso Non parlare capisco. Questo posto è come nel beacon. con le. Ah. Oppure no, questi muri per me non è. Il mio ufficio è a. E qui non abbiamo le chiavi. Però ogni volta non dobbiamo sorbirci la storia. Quindi gel verde e il gel rosso. Gel rosso serve per potenziare ulteriormente il prezzo. C'è una nuova diapositiva? No. Dovrebbe esserci anche la macchina del caffè in questo. Che vuoi? Cosa c'hai? Dimmi, cosa c'hai? Dimmi. Che c'hai anche gli occhi rossi, sei abbastanza inquietante. Non è vero, sei bello lui. Ma mi piacciono i gatti neri. Anche perché mi hanno attraversato la strada bene. Ma! Aspetta! No, beh, non sembrava. A parte che c'era il suo cervello, sembrava un personaggio di Life is Strange. Quello là, però, Before the Storm. Come si chiama? Amber. Non lo so, non l'ho mai giocato. Non è che mi piace tanto quel gioco. Cioè, non è che non mi piace tanto, perché la storia è bellissima, so, tutto il resto, però, non lo so. Quindi, sappiamo che cosa è morto. Fare il caposquadra è un lavoro pericoloso. Dobbiamo avvertire cosa? No. Quindi manca Harrison, Julian e Yukiko. Yukiko. Yukiko come personaggio di Persona 4! Oddio, basta. Tanta la mia citazione a Persona 4 me ne vado. Let's go to the mall! Non me la fa dire. Vediamo se rilevo quel segnale. C'è una cosa da dire. Deve essere il segnale di cui parlava O'Neill. In questo gioco purtroppo girare a volte è controproducente, perché nel senso, primo, sprechi un sacco di roba. Secondo, c'è un boss, che non è proprio un boss, perché non lo puoi uccidere, che appare random se tu esplori. E preferirei non incontrare quella donna. In realtà ci sono su due boss e sono abbastanza inquietanti. Quello che dicevo, random, e quell'altro. È un altro che non dico. Che è della storia. Se Union continua a cadere a pezzi, non rimarrà molto da cercare. Devo trovare il segnale. Di tre quarti. Prendo la bottiglia. Tanto è un fucile quello. No, è un'accetta. Mia. Ma si spezzano le pulisse sulla scincera. Ma poi non capisco sta cosa. Buffet? Quelle cose ammassano i cadaveri qui. Perché? No, non è vero, non si rimangiano. Cazzo, cazzo, cazzo. No, non me la fa sprecare, ti prego. Dai, fai bravo. La vattene a fanculo. Dai. Fammi sprecare l'accetta. E la siringa poi, tra l'altro. Che c'è sta qua? È che non è che c'è. Non è che c'è, diciamo, un sistema che io posso vedere i nemici del tipo, che ne so. Perdonami per ciò che ho fatto.
Perdonami. Oh, signore, ti prego. So che ho peccato, ma non questo. Ti prego, non peccherò più. E là? Signor parroco? Perdonami per ciò che ho fatto. Ehi. Perdonami, signore. È tutto a posto? No. Boh, non c'ho neanche l'accetta, quindi gli devo sparare. Ti prego. Ah, una trasformazione in diretta. What the fuck? Ah. Potevo evitarmela questa cosa, vero? Come se la sua anima mi avesse risucchiata. Guarda, se fossi in te velocemente me l'avvicinerei e gli sparerei in testa. Lentamente, mi raccomando, più dovresti farlo più lentamente. A sto punto chiappa e vattene. Cioè, le regole base di un horror, Cristo! Fatti i cazzi tuoi e vattene il prima possibile. Perfetto, era un'imboscata. Direi di Damose. Damose, Sebastian! Cristo santo. Tanti davvero. Merda. Arrivederci.